La crisi Covid fa esplodere il deficit. Nel terzo trimestre 2020 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è infatti salito al 9,4%. Nello stesso trimestre del 2019 era il 2,2%. Il saldo primario è sceso a meno 5,9% del PIL. In calo anche la pressione fiscale, che è stata pari al 39,3%, in riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 6,3% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per i consumi è cresciuta del 12,1%. A novembre tornano a crescere gli occupati. Un incremento si registra anche per gli inattivi, che erano in calo da maggio, mentre si fa più marcata la diminuzione dei disoccupati. Lo rileva l'Istat. La crescita dell'occupazione riguarda tutte le classi d'età, a eccezione dei 25-34 anni, che, insieme ai dipendenti a termine, segnano una riduzione. Il tasso di disoccupazione cala all'8,9% e tra i giovani al 29,5%. Italia in deflazione per l'ottavo mese di fila. A dicembre 2020 l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,3% su base mensile, ma una diminuzione dello 0,1% su base annua. Lo rende noto l'Istat nelle sue stime preliminari. In media, nel 2020, i prezzi al consumo hanno fatto segnare un calo dello 0,2%, mentre nel 2019 c'era stato un aumento dello 0,6%. Una piccola impresa su quattro teme di chiudere nel 2021 se l'attuale stato di difficoltà dovesse protrarsi nei mesi a venire. È quanto emerge da un'indagine condotta dal Centro Studi della CNA tra gli iscritti alla Confederazione. Il 74,1% delle imprese coinvolte nell'indagine immagina che la caduta del prodotto interno lordo tricolore registrata nel 2020 possa essere recuperata solo parzialmente nel 2021. Il 23,1% invece è ottimista e crede che l'Italia sia in grado di riconquistare rapidamente i livelli pre-Covid.